Eccoci nuovamente in studio, seconda parte di AC News. Ci stiamo proiettando verso la prossima trasferta, quella di Albissola, e lo facciamo con il direttore di Arezzo Channel, Gianni Brunacci. Buongiorno Elettra, buongiorno agli spettatori di AC News. Ti volevo chiedere una cosa io però. Come mai hai le unghie rosa stamattina? Ho le unghie rosa perché aspetto una bambina. Ecco, questo volevo che tu dicessi, capito? Perché ormai si comincia a vedere, quindi era giusto annunciarlo. Tanti auguri per la futura tifosa Amaranto. Eh sì, sicuramente, tifosa Amaranto senza ombra di dubbio. Ma a proposito di tifosi Amaranto, a proposito, adesso c'è da sostenere l'Arezzo in questa gara contro l'Albissola. Avevi parlato prima di Natale te di pareggite, forse ora siamo ritornati in quel momento lì? È un periodo in cui si pareggia, c'è chi perde, c'è chi vince, c'è chi perde, noi pareggiamo e questo ancora ci mantiene in una classifica, diciamo, molto buona. Almeno apparentemente, nel senso che ci sono sempre le stesse squadre che hanno da recuperare delle partite. L'Entella è ormai arrivata a un punto dall'Arezzo e ne ha almeno 5 da recuperare. E, quindi insomma, vedremo come andrà, ma il cammino dell'Arezzo è ancora molto positivo e tutto è aperto di fronte, quindi è ancora è da vedere quel che succederà. Albissola sarà un'altra tappa del cammino degli Amaranto, nella quale gli Amaranto stessi cercheranno di vincere, come sempre. Dopodiché a volte può andare come nelle ultime 3 partite, speriamo che stavolta sia la volta buona per far 3 punti. Le ultime 3 partite sono state comunque 3 partite molto diverse tra di loro. Sì, infatti si parla di pareggi continui, sì è vero che sono pareggi, ma sono pareggi molto diversi, il primo casuale, quello del 3-3 col Siena, il secondo a Pontedera più normale, diciamo abbastanza giusto, anche se si poteva arrivare in fondo con quella vittoria, l'ultimo normalissimo, quello con la Juventus è stato un pareggio classico, si parla di rimonta, ma la rimonta avvenuta in 11 minuti, 10 minuti, non è tutta nel primo tempo, cioè tutta in un momento in cui mancava ancora più di un'ora alla fine della partita. In realtà è stata una partita da pareggio alla fine, che l'Arezzo nel primo tempo ha avuto occasione, ma purtroppo non sempre si sfruttano le occasioni, per diciamo chiudere in vantaggio la prima parte. Poi dopo il secondo tempo è stata un'altra storia, dove la Juve ha recuperato diciamo un po' di padronanza del campo, anche grazie alle doti fisiche. Bisogna dire che la Juve fisicamente è più forte dell'Arezzo. Dopodiché tecnicamente invece l'Arezzo forse è un po' più forte, e finché è stata in palla, perché poi l'Arezzo secondo me ha anche un po' risentito dell'impegno di Pontedera, ma finché è stata in palla si vedeva la differenza proprio tecnica, e quindi voglio dire tecnico, più che tecnica, tecnico-tattica. Si è parlato di prestazioni anche un po' così, con un po' di grigiore, niente di sfavillante convincente, ecco. Ma sì, in realtà nel primo tempo l'Arezzo ha giocato bene. Quello che si può dire è che forse ci sono un paio di giocatori che non sono al massimo e che comunque giocano per la loro esperienza, il loro bagaglio, per quello che portano di personalità in campo. Mi riferisco a Luciani, a Foglia. In questo momento non sono al massimo della loro forma, però insomma sono scelte dell'allenatore. Che devo dire, fossi un allenatore, ecco, fossi stato un allenatore forse, ma io non conosco lo spogliatoio, quindi non conosco tante cose, tanti equilibri, forse avrei fatto rigiocare Zappella, che a Pontedera aveva giocato molto bene e che aveva fatto l'errore fatale, perché poi per il pareggio di Pontedera, ma in realtà era scivolato, insomma non è che è successo niente, poteva succedere a chiunque, e a parte quello lui aveva fatto un'ottima partita, secondo me meritava la conferma, tanto è vero che lo dissi
l'ho detto anche in conferenza stampa prepartita a mister Dal Canto, il quale disse sì, come criterio generale uso quello che chi ha giocato bene viene riconfermato, e che mi fece capire che non sarebbe stato riconfermato in quell'occasione. E lo stesso dicasi per Basit centrale, avevamo, direi stranamente, ma il motivo ci sarà sicuramente, avevamo stranamente i due centrali ritenuti titolari in questa fase, tutti e due in panchina, Basit e Salifu. Ora, è vero che Salifu era entrato a Pontedera e non aveva impressionato favorevolmente, ma Basit aveva giocato una bella partita fino a che non è stato tirato via dal mister perché era stato ammonito, tra l'altro ingiustamente, dall'arbitro per paura che prendesse la seconda ammonizione. Questo lo disse chiaramente Dal Canto dopo la partita. Prima della Juventus, Dal Canto aveva appunto annunciato un turnover non massiccio. Adesso? Sì, dicendo con l'Abisso la vedremo. Vedremo voleva dire a seconda di come andrà con la Juve. Io continuo a dire che qualcuno un po' più stanco di altri c'è. È vero, come dice Dal Canto, che a certe persone è difficile rinunciare. Parlo del capitano, parlo di Serrotti, dello stesso Buglio, cioè è difficile rinunciare a certi giocatori, e forse per questo è il motivo per cui per esempio ha giocato Foglia centrale contro la Juve, non facendo la sua miglior partita, diciamo. Ecco, Foglia non è esattamente un centrale, anche se ci ha giocato anche bene la prima volta che è stato utilizzato in quella posizione. È per questo che succedono, ci sono dei giocatori che l'allenatore ritiene, voglio dire, legittimamente, come indispensabile alla squadra, cioè quelli che le garantiscono una certa esperienza, una certa presenza, diciamo, di carismatica in campo. E l'esordio da titolare di Rolando? Come ti è sembrato? Non mi è piaciuto. Rolando non ha, più che altro non ha trovato la posizione in campo. È stato impiegato da trequartista, lui è seconda punta, esterno d'attacco e anche trequartista, come ci ha detto Dal Canto. Però in quella posizione non ha trovato proprio, cioè non c'è mai, c'è stato di passaggio, ma in realtà stava spesso o con le punte, insieme alle punte davanti, oppure più indietro, non riusciva bene, andava un po' dietro, correva dietro al pallone, cercava di avere il passaggio dai compagni più che curare una zona del campo. Non so, non l'ho visto chiudere bene su un mediano avversario, non mi ha convinto. Si vede che ha delle doti tecniche, però secondo me ancora deve essere ben inserito nella squadra, ecco, i meccanismi. Dico anche che Belloni a Pontedera, che aveva giocato nel suo ruolo, non aveva giocato granché bene. Era al rientro dal 4 novembre, quindi forse meno di continuità comunque andrebbe data. Ma non lo so, sono scelte dell'allenatore. Come scelta dell'allenatore ormai ci sono, così mi picchierà. Come scelta dell'allenatore è quella di usare Butic negli ultimi 10 minuti. Due volte è successo, a parer mio inutilmente, nel senso che Butic è un giocatore fisicamente prestante che diciamo che potrebbe magari sfruttare gli sforzi dei nostri esterni che vanno a crossare, che potrebbero andare a crossare se in mezzo ci fosse lui, ma ahimè a 10 minuti dalla fine della partita, 9 su 10 i nostri esterni se ne stanno indietro, parlo di Sala e Luciani o chiunque siano, perché l'Arezzo diciamo è magari più stanco, quindi deve stare bene attento, e quindi Butic lassù davanti sta lì a guardare la partita, da due spallate dovrebbe tenere su palla, ma non mi sembra il tipo che lo fa così bene a quel livello. Allora sarebbe valso tenere Cutolo in campo fino alla fine, visto che è stato tolto a 7-8 minuti alla fine. A quel punto lo puoi lasciare, se gli arriva un pallone su, Cutolo te lo tiene in alto, lontano dall'area nostra. Parlando invece del campionato di Serie C, da domenica la Lega Pro rimanda in campo anche la propria Cenza. No, non rimanda in campo la propria Cenza, questa è un'interpretazione, diciamo, un po' così della notizia, del comunicato della Lega. In realtà la Lega
dice al Piacenza, gioca contro il Cuneo. Sì, un Caviglio potrebbe essere un Caviglio, no? Sì, però in realtà perché viene fatto questo? Perché il Piacenza, pur avendo saltato 1000 partite a questo punto, però solo per 3 volte non si è presentato volontariamente. Se non si presentasse la quarta. Ecco, con la quarta va eliminato, come è successo al Matera. Ma la quarta non c'è ancora, perché le prime due erano perché non c'erano ancora Entella e non mi ricordo chi, che giocavano in Serie C perché pensavano di giocare in B, quindi la saltate in quel modo. Poi tre la saltate perché non sapeva, non poteva, non si è presentata. Certo. Poi le altre sono state rinviate, quindi non sono veramente saltate. E allora che è successo? Per mettere alle strette la propria scienza e quindi decidere cosa fare, gli hanno detto ieri, domenica gioca contro il Cuneo. Ora la propria scienza non ha l'allenatore, non ha giocatori, non ha giocatori. Dubito fortemente che tra il venerdì e la domenica riesca a mettere insieme 7 giocatori, perché per presentarsi in campo bisogna avere almeno 7 giocatori. Per di più regolari poi. Sì, regolarmente tesserati, quindi con un contratto minimo federale, perché che sono intorno a 20.000 euro, tanto per capirci, e poi con un allenatore, perché questo allenatore non c'è, si è dimesso un mese fa, quindi a questo punto non c'è niente, quindi dovrebbero andare in trasferta a Cuneo, dovrebbero trovare il pullman, dovrebbero andare là, cioè avere le tute, tutto quello, magazzinieri, quindi cioè, tutto quello che manca, magazzinieri da trovare. Insomma, io credo che nei soli giorni di oggi e domani sia impossibile fare questo in una società che è alla deriva, completamente assente, diciamo. L'unica cosa che mi potrebbe venire in mente sarebbe che le altre società, cioè quelle interessate a che la propria scienza non venga esclusa, che possano in qualche modo mettere insieme questa cosa. Sarebbe una cosa truffaldina e anche bruttissima, insomma, da vedere, ma ci siamo abituati a tante cose che chissà. Perché quelli che perdono i 3 punti con la propria scienza hanno questo interesse, naturalmente, contro l'Arezzo, perché poi sì, l'Arezzo è l'unica che i 3 punti in qualche modo li recupera se gli altri li perdono. Non li recupera, ma se gli altri li perdono è equivalente. E ad Albissola che fa l'Arezzo? Bah, l'Arezzo, te l'ho detto, va per vincere, può farlo, ha una rosa che vale il doppio di quella di Albissola, però in Serie C questo conta a zero, quando sei lì gli episodi guidano le partite. Le differenze sono veramente minime e quindi staremo a vedere. Tra l'altro l'Albissola ha un allenatore che sicuramente ha il dente avvelenato nei nostri confronti, cioè Bellucci, quello che l'anno scorso ha cominciato allenando l'Arezzo nel ritiro e nelle prime 5 partite di campionato, con pessimi risultati, devo dire, pessimi, non so quanto è dipeso da lui, quanto dall'ambiente, quanto dalle situazioni varie. Non mi risulta che fosse graditissimo nello spogliatoio, questo è un segnale importante, però probabilmente quella è stata un'esperienza che lo ha in qualche modo forgiato, perché fino a quel momento lui aveva allenato solo dei ragazzini, con massimo 17 anni, insomma, quindi non solo dei ragazzini, non si parla neanche di primavera, ma di under 17. Forse l'ha forgiato, perché poi ad Albissola sta facendo benino da quando è subentrato, in realtà non è partito da inizio, però l'Albissola mantiene il suo cammino, diciamo, teso a cercare la salvezza. Bene, direttore, grazie per essere stato con noi in quest'ultima edizione settimanale. Noi ci fermiamo per la pubblicità qualche secondo e poi torniamo per la terza ed ultima parte di AC News.